la vostra vita. E quanto c'è di noir nella vostra vita milanese? Scopritelo con noi. A risolto giallo! Adesso c'è la sigla. Buonasera e bentornati a Risolto Giallo dalla vostra Alessia Sorgato. Ah, ho fatto una gaffa, ero convinto che ci fosse la sigla in questo momento, invece no. Comunque io sono Nicola Mazzavillani, accaldato oggi, parecchio. Adesso provvediamo noi a raffreddare l'animo di Sì, Mazzavillani e quello esatto. di tutti i nostri risoltisti, perché intanto vi presentiamo il nostro ospite. Buongiorno, Lucio Besana, ben arrivato. Grazie per l'invito, Grazie a te grazie a chi ci ascolta. per essere venuto. Lucio Besana è qui in molte vesti differenti, ma tutte quante vi faranno rabbrividire. E quindi voi lo ringrazierete nelle torride serate estive. Allora, questo è uno dei motivi per cui Lucio è qui, probabilmente il più recente dei motivi. Quello E questo di Mazzavillani è l'altro. è un altro motivo. Poi ce n'è un terzo, che è la sua docenza, ma ce lo facciamo raccontare da lui. Partiamo Ok. proprio dall'inizio. Lucio Besana, che scrive? Cosa scrive Lucio Besana? Allora, io scrivo horror e weird. Mi muovo come scrittore, anche come sceneggiatore, mi muovo nella zona oscura del fantastico, nella zona meno rassicurante del fantastico. Meno rassicurante, molto. Cominciamo a tremare. Esatto. Ok, allora facciamo finta di avere capito, ma dacci una mano a, come dire, soprattutto Esatto. quel weird lì Esatto, distinzione che hai che già fatto. vedo i risoltisti gialli con Google. Cos'è che ha scritto? Cos'è che ha detto? Come si scrive? Allora, Weird. partiamo magari dall'horror, che è un genere che è più riconoscibile, poi procediamo al weird. L'horror è un genere, un modo di raccontare che mette in evidenza, che mette lo spettatore a contatto con le parti più raccapriccianti, più spaventose, più terribili del nostro mondo, se vuoi. Utilizzando dei simboli che magari derivano dal nostro inconscio, che derivano dall'onirico, eccetera, eccetera. E l'effetto che provoca un racconto dell'orrore, questo lo cito da Stephen King perché secondo me è uno di quelli che l'ha detto meglio, è proprio quello di riportarci a uno stato di esistenza primordiale in cui abbiamo ancora paura del buio, perché dal cerchio di luce attorno al falò che una volta gli uomini primitivi accendevano per difendersi, possono ancora saltare fuori delle bestie per prenderci e mangiarci. Questo è l'effetto che fa l'effetto di base, l'effetto seminale che ha un racconto dell'orrore, che poi si può declinare in horror psicologico, quindi sono le bestie che escono dalla nostra testa, quelle che fanno paura in quel caso, e in tanti altri modi, ma questo fondamentalmente è quello che fa un buon racconto dell'orrore, quello di riportarti in questo stadio primitivo di esistenza in cui non ci sono certezze. Il tema delle certezze è. Ci vedo anche un po' di Lovecraft in questo. In Ci quest... stavo arrivando. Ah, vedi? Studiato No, perché Mazzavillani. no, forse tu non lo sai, ma la mia tesi di laurea, Non ci perché Dai. ero. Poi torniamo ovviamente Certo. a quello che stava dicendo Lucio. La tesi di laurea è stata sull'oro. Io volevo farlo sul cinema, avevo fatto dei collegamenti, però ovviamente c'è bisogno dei legami con la bibliografia. E allora un professore di estetica, tra l'altro, mi fa: colleghiamolo, ti mando il contatto di un mio collaboratore e vediamo che cosa ne viene fuori. Questo ragazzo qua mi ha proposto: vai sull'horror. E l'horror era un genere che fino a quel momento avevo un po' preso con le pinze perché mi ha sempre messo in una certa situazione di angoscia. Ecco, quindi su di lui Ma riesce. cioè, ho scoperto che poi l'horror è un mondo, adesso sembrerà inquietante a dire, ma è un mondo incredibilmente fantastico, nel senso che è veramente multiforma, Ah, ce ne sì. sono tante variazioni, tante anche filosofie molto interessanti. E poi, vabbè, Lovecraft è uno dei più importanti autori, forse cioè come possiamo dire, una pietra.
Miliano, una colonna portante. È uno dei maestri. Esatto. È uno dei maestri, però ecco, per esempio, Lovecraft noi lo definiamo più weird, giustamente. Ah, ecco, e qua ci ricolleghiamo. Allora, vi anticipo una cosa, ci sono dibattiti accademici sconfinati sulla differenza tra horror e weird, sul rapporto tra weird e fantastico. Non abbiamo ancora tracciato perfettamente i confini tra questi generi, non so se sia bene tracciarli neanche, perché questi sono fondamentalmente etichette commerciali. Etichette commerciali che quindi in qualche maniera servono a ridurre la percezione di rischio di chi compra qualcosa che è stato etichettato in questo modo, quindi di, in qualche maniera, di avere un patto col lettore e di fargli un'offerta che poi il libro dovrà riempire in qualche maniera. Però in realtà le variazioni sono infinite, è un po' come dire heavy metal o metal, le varietà sono tantissimo, come dire rock o indie rock. Però il weird, nella sua accezione più precisa, nella sua, diciamo così, nelle sue estremità più appuntite, ecco, è un genere che mette in discussione il nostro rapporto con la realtà. Mentre l'horror ha un effetto più viscerale, proprio scatena paura, che è una reazione viscerale e non intellettuale, il weird invece indaga proprio sul senso di, in qualche maniera, di angoscia o di sconcerto o di piccolezza anche che abbiamo di fronte a sistemi che sono molto più grandi di noi, che possono essere appunto il cosmo, come nel caso di Lovecraft, o per esempio la società, come nel caso di Kafka. Quello è la sensazione che cerca il weird, quella è la... Quindi Kafka me lo inserisci in questo filone? Potrebbe essere considerato uno degli epigoni. Da un punto di vista storico non so quanto senso abbia, perché il weird non esisteva ancora quando Kafka lo scriveva, però a leggerlo oggi la sensazione che dà è quella, è proprio la trasparenza, la piccolezza dell'uomo, l'inconsistenza dell'uomo di fronte a questi sistemi, a queste gigantesche società che non hanno alcun senso. Sai che ci mettiamo anche il processo di cambio. C'è un ragazzo che si sveglia che è scarafaggio, effettivamente. Che ne dici? Ce lo mettiamo, Camus? Albert Camus con il processo, questo uomo che a un certo punto viene arrestato, non sa quello perché, è Kafka. Non sa per come. Quello è Kafka, lo straniero di Camus, forse. Pardon, sta dicendo. Lo straniero di Camus. Ah, non ho letto lo straniero, ho letto la peste di Camus. Vabbè, ho fatto una crasi tra due libri giovani, decisamente giovani. Sì, beh, se il tema è questo, non capire, trovarsi al cospetto di qualche cosa che ci opprime, ci sovrasta, anche per questa fascia di incomprensibilità, in effetti non sapere è una delle grandi ansie della nostra vita, no? Non capire, non sapere, non vedere, c'è molto buio. Non voler vedere anche, sì, cioè, è anche un altro tema importante questo, sia dell'horror in maniera più beffarda, sia del weird, l'incapacità di vedere, l'incapacità di accettare di dover vedere qualcosa, per esempio. E lo stato d'animo ed è uno stato d'animo in cui ti mette, che appunto ti porta alla fine della lettura, soprattutto quando il racconto è molto percussivo nelle sue articolazioni, tipo Lovecraft per esempio, ti porta veramente a mettere in discussione quello che sai della realtà attorno a te, e questo di solito è da adito ad altre riflessioni, in qualche maniera una profondità maggiore, ecco, che non semplicemente la paura, il jump scare. Jump scare, sai cos'è? Quando tu sobbalzi dalla sedia perché quando tu stai guardando un film c'è improvvisamente un picco musicale o un urlo improvviso così dal nulla, che non ti aspetti. Esatto. La scarica di adrenalina. Quando qualcuno dice avete il mandato per fare questa quando c'è un autore che toppa i termini giuridici. No, sta storia del mandato mi dà il James Kerr. Caspita, è vero, potevo usare questa spiegazione, avrebbe funzionato nel tuo caso. Te lo lascio tra un attimo perché sento molta affinità tra voi. Io mi limito a chiederti come mai tu abbia scelto questi generi. Ma caspita, volevo fargliela io la domanda. Allora l'affinità abbiamo anche noi. Ma da un certo punto di vista non me li sono scelti. La risposta che più onesta che posso darti è che in qualche maniera un interesse, un'inclinazione verso questi generi ce l'ho avuta fin da quando ero piccolo. Poi un giorno è passato un film dell'orrore alla TV e in qualche maniera la mia ossessione ha trovato una forma. Ti ricordi quale fosse? Sì, Lo squalo. Ah, caspita. Me lo consideri un film dell'orrore?
Ma quando lo vedi a 4-5 anni come l'ho visto io, abbastanza. Cioè, la scena del bambino con il materassino galleggiante fa ancora orrore. Hai ragione. Poi, seguendo le definizioni, tu te lo ricordi il tuo primo film dell'orrore? Il mio primo del film dell'orrore è stata La maschera di cera. Ma cioè, il battesimo è stato fantastico, perché se io mi sono approcciato all'horror è stato grazie a mio zio, perché è riuscito a farmi trovare quell'elemento comico per riuscire a guardare film horror. Cioè, per esempio, c'è uno che corre e dice: guarda sto imbecille che va verso il bosco, non c'è nessuno, ma scusa, vai dall'altra parte, vai da un... Poi ti credo che poi ti ammazza, cioè... Ti ha messo così nelle condizioni, è riuscito, di essere critico e non passivo. Sì, esatto. Cioè, e da quello lì è stato, diciamo, una strategia per riuscire a guardarlo senza rimanerne particolarmente traumatizzato, scosso. Però, cioè, non nascondo che ci sono comunque dei momenti in cui guardi un horror, tu puoi partire con tutte le intenzioni... ok, sì, dai, tanto adesso arriva il momento in cui mi spavento, però comunque ci sono anche quelli che non ti aspetti, tipo un film che, forse non l'hai mai visto, The Conjuring. Okay. E vedi, lui ride. Questi parlano tra lui ride oggi. Perché probabilmente sa di che cosa sto parlando. Cioè, lì ci sono veramente tante scene che dici: cacchio, qua non possono spaventarmi. Anche se sono qui pronto, che dico no, non mi fregate. Non mi fate niente, ma invece ci sono... Volete sapere qual è stato il mio? Qual è stato tu? Allora, il mio... È un processo? No, è un film, non so neanche se etichettarlo come horror, però a me aveva fatto letteralmente terrorizzare, ed era Rosemary's Baby. Ah no, è un horror quello. È un horror? Ok, lo è. È un horror. Allora, calcolate che l'ho visto tipo a 12 anni, con mia sorella che è più giovane di me, e a casa dei miei c'è una mansarda. Sotto era tutto buio perché i miei erano a letto, e noi eravamo da sole in mansarda, sotto una distesa di oscurità, con questa che aspettava sto bambino. Io non so neanche come abbiamo fatto andare a letto quella notte, probabilmente tenendoci per mano, con lei tra l'altro antipatica, mi faceva e quindi... Vabbè, basta. Fine del momento dell'infanzia. A te l'autore. Tornando, visto vabbè che Alessia mi ha bruciato la domanda, te ne faccio un'altra. Come nasce, che è un po' una domanda standard che io faccio sempre, come nasce il tuo rapporto con la scrittura? Quando, forse? Ma anche quello è sempre stata una pulsione più o meno innata per me, l'impulso proprio di tradurre in parole quello che avrei voluto dire, a volte quello che avrei voluto vedere. Mi ricordo una cosa, che quando ero bambino, io ho iniziato ad appassionarmi all'horror quando avevo 6-7 anni, quindi ero veramente molto piccolo, e naturalmente non c'era mezzo film che i miei genitori, in conoscenza di causa, potessero lasciarmi vedere del genere. Quindi cercavano di impedirtelo? Assolutamente sì. Ah. Sì. E quindi l'unica finestra che avevo su questo immaginario, che era cinematografico ai tempi per me, perché ancora non mi ero avvicinato ai libri, erano le locandine. E un'altra finestra che avevo su questo immaginario erano i libri, perché per qualche ragione i libri erano concessi, cioè non potevo vedere i film, ma potevo leggere Edgar Allan Poe, per esempio. Sì, che poi non è una lettura comunque tanto leggera, nel senso... Cioè... Ma per niente, perché poi anche Lovecraft potevo leggere, cioè mi ricordo che ho letto Il colore venuto dallo spazio, ho letto Il colore venuto dallo spazio a 12 anni e ho ancora gli incubi per quella roba lì, per quel racconto. E quindi io cercavo, i miei esordi nella vita di scrittore è stato quando io guardavo le locandine e cercavo di immaginarmi che tipo di film ci fosse dietro quelle locandine, e scrivevo dei racconti ispirati a quello che vedevo nelle locandine. No, vabbè, applausi, scusate, ma cioè io in questo momento ve lo immaginate, figuratevi la scena. Allora, cinema di... Parliamo di che città, paese... Neanche il cinema, era la videoteca. Io guardavo le locandine in videoteca. La videoteca, questo trappolino così, con le manine dietro la schiena, col naso attaccato alla vetrina, che guarda e fissa questa locandina e poi va a casa e scrive. Cioè, questo è tema per un racconto, lo deve scrivere un altro, ma è meraviglioso. La cosa interessante è che molti di quei film poi li ho visti crescendo e ti hanno deluso da morire. Morire. Grande classico.
Io andrei qua un attimo. Ah, ok, allora. Andrei qua un attimo perché Lucio è uscito maggio? Ad aprile. Aprile. Io l'ho messaggiato dalla Santa... dalla stazione di Santa Maria Novella, ti ricordi? Mi ricordo bene. Facendogli vedere che era e da lì, alto lì. Alto in classifica, era vicino a Stephen King, tra l'altro, nello stesso scaffale. Un libro molto particolare, che è già una sceneggiatura, parliamoci chiaro, questa lui magari ve lo vuole negare, ma... No, no, è nato come soggetto di serie, quindi è per quello che ci sono due nomi in copertina. Perché noi, questo è partito come un soggetto di serie che è stato scritto da un'idea di De Feo, da me De Feo. Ma lo sarà, lo diventerà? È la speranza, è l'intenzione. Di serie addirittura, sì. Non di un unico... Che tra l'altro voi avete collaborato in due produzioni o solo in una? In due. In due produzioni. Abbiamo collaborato in The Nest, che è un film dell'orrore che è uscito nel 2019 in sala, mm-hmm. E poi a Classic Horror Story, che è un film horror che è uscito su Netflix, co-diretto da De Feo e Paolo Strippoli, che abbiamo scritto insieme a Paolo. E a io ce l'ho ancora lì quel film, nella lista dei film da vedere. Ce l'ho ancora lì. Adesso che l'hai conosciuto, magari ti darà delle decodifiche. Quindi, allora, l'idea nasce nel... Ti ricordi che anno era? Mi pare che fosse il 2020, quindi eravamo in reclusione per la pandemia e quindi abbiamo iniziato a lavorare a dei soggetti che avremmo potuto presentare a Netflix viste le porte che si erano aperte con la Classic Horror Story e con The Nest. E mi ricordo che Roberto mi propose questo abbozzo di soggetto che parlava di bambini che avevano ricordi di una vita precedente, mm-hmm. E che venivano portati in questa situazione all'incubo di Laus di Shirley Jackson, venivano portati da uno scienziato all'interno di un castello per, in qualche maniera, per sollecitare le memorie che avevano e per capire se si riusciva in qualche maniera a stimolare la loro memoria e ad avere delle prove che queste vite passate fossero reali. Cos'è la citazione che hai fatto? La citazione è l'incubo di Laus di Shirley Jackson, che è un caposaldo della letteratura weird horror gotica, come volete definirlo. È un romanzo dove c'è molta più psicologia che altro, ma è un romanzo del soprannaturale. Uh-huh. E parla di uno scienziato che prende alcune persone, alcuni individui dotati di capacità medianiche e li porta in una casa stregata per vedere che succede, perché lavora sulla teoria che il medium funzioni come un'antenna catalizzatrice per questo tipo di fenomeni, e i fenomeni arrivano. Poi il romanzo è di una finezza rarissima, succede, tutti gli eventi soprannaturali sono raccontati veramente tra le righe, ed è soprattutto un'investigazione psicologica sui personaggi, però è strepitoso. Quindi quello è un po', diciamo così, il modello, il modulo. Uno dei riferimenti, sì. Nel vostro caso, questo si può dire, ci sono questi quattro ragazzini che vengono condotti da questo professore. Guardate il tema del professore come è diventato ricorrente e amato. Però c'è anche vicino al professore Sara, che è una figura concreta, no? È quella che riporta tutto alla realtà. E in questo castello succedono tutta una serie di cose. Al di là del fatto degli errori di stampa dei nostri messaggi odierni, la location esiste? Allora, so che esiste. Allora, esiste un borgo di Vana in Piemonte, però non mi sono minimamente basato su quel borgo per dipingere la cittadina, il paese che c'è nel romanzo. E no, il castello di Vana è completamente inventato. Quindi Niccolò, tu immaginati questa situazione, questi quattro ragazzini che sono dei disadattati nella loro vita attuale, che è il 2019, hanno varie ferite personali, dall'affettivo anche al casellario giudiziale per uno di loro, però hanno in comune questo fatto che continuano a o descrivere o disegnare questo castello. E quindi il professore ha il guizzo di ingegno di raggrupparli, li porta lì. Quindi immagina, intanto, se torniamo un po' nel nostro mondo, noi qui ci occupiamo soprattutto di gialli, allora abbiamo l'enigma della stanza chiusa, perché la location è molto asfittica, c'è pochissimo riferimento al mondo esterno, volutamente. Vanno pochissimo fuori. Però una delle cose che a me ha colpito e mi è particolarmente piaciuta ed è anche celebrata dal segnalibro, è questa, ve la faccio vedere. Questi come li possiamo definire? Si sa che uno sceneggiatore questi me li definisce molto bene.
questi quattro oggettini che appartengono ciascuno ad un ragazzino, mm-hmm, e che però sono una sorta di bacchetta magica, no? Di evocatore. Sono un punto di contatto tra le due epoche in cui si svolge il libro, sono un po' il perno che permette ai ragazzini di riconnettersi con i ricordi dell'epoca, ai ragazzini del 2019 di riconnettersi con i ricordi dell'epoca passata. Quindi fanno un po' da ponte tra le due epoche. E da catalizzatore per le loro memorie, soprattutto quelle più profonde e quelle più scomode, che poi vediamo. Chiara, per esempio, ha questa spilla con una farfalla luminescente che, questo possiamo dire, non svegliamo nulla di trama, ha strappato dalla testa di sua mamma quando la mamma l'ha abbandonata portandola nel castello, che è un collegio. Cos'è che ha strappato? Ripeto. Questa spilla, fermaglio a forma di farfalla. Ok. Ci sono anche parecchi capelli della mamma attaccati alla spilla. Ennio invece ha un libro di cui non dite mai il titolo, no. Ma sicuramente avete pensato a un libro in particolare. Ma io ho pensato, ho fatto un po' un mashup di diversi libri per l'infanzia che parlano di quelli. Io ho pensato al Piccolo Lord. Io ho pensato al Papa Gambalunghe. Ok. Però sì, c'era anche il Piccolo Lord dentro, c'era anche un po' okay. Il Giardino Segreto, tutti quei libri in cui c'è un bambino che si scopre figlio di qualcuno di più importante. Gabriele ha una monetina e sulla monetina l'iconografia si spreca. Quello più inquietante è l'oggettino di Irina, perché è una fascia nera che le mettono sugli occhi quando la fanno suonare, le fanno suonare il piano. Già qui. Prego. Vado io? A te. Allora, io invece ti volevo chiedere di storie della serie Cremisi, che mi è sembrato di capire che sono non è una sola storia, ma sono tanti racconti. Sì. Che tipologie di racconti sempre horror? Qui andiamo sul weird, invece. Qui sul weird, sì. Quindi su tutti i racconti weird? Sono tutti racconti weird. Okay. Di horror ne compare un po' in uno dei racconti che è Ronda, che è l'unico racconto dedicato all'infanzia nelle storie della serie Cremisi, ma la sensazione di base che c'è in queste storie è il tema che mette in comune queste storie è quello del rapporto tra mostruosità e normalità. Del nostro rapporto tra mostruosità e normalità. E il gioco alla base della storia della serie Cremisi, mentre qui tutto quello che fa paura, è raccontato come qualcosa che deve in qualche maniera urtare il nostro senso morale. Lì invece metto il lettore nei panni di un turista che guarda una serie di mostruosità, una serie di deformità inaccettabili, di gravissime violazioni anche della dignità e del rispetto umano, come se fossero normali. Per questo anche è stata definita un'antologia di weird distopico, perché con la distopia ha questo in comune, cioè sono dei mondi quelli dove ciò che per noi è mostruoso, dove ciò che per noi è abominevole, lì è diventato normale. Ed è quello la contraddizione su cui si basa il libro. Infatti qui si potrebbe dire che il weird è non è un sottogenere dell'horror, è proprio un genere a parte. Per me è un genere a parte, per me è una sensazione quindi, a parte. È una sensazione, quindi che mentre l'horror è più, come hai detto, tocca più l'aspetto emotivo, il weird fa più riflettere, cioè un po' più legato alla società e in base ai temi che vengono affrontati in una maniera anche sconcertante, come hai detto te in questo caso, come un turista che passa e vede, fa riflettere. E io sotto questo aspetto ti volevo fare questa domanda. Visto che l'horror, per quel poco che io l'ho affrontato, la storia dell'horror è la storia di un genere un po' come il giallo, cioè un genere di basso livello, popolare. Adesso l'horror, visto che è il weird, visto che pian piano col tempo anche con film e serie TV e altre tipologie di produzioni si sta un po' più valorizzando per i temi che vengono affrontati attraverso anche i registi. Allora, questo è un discorso complesso, perché è vero che l'horror è sempre stato un genere rivolto alla massa popolare, ma questo non vuol dire che non abbia mai avuto qualità letterarie, anche quando era destinato
prevalentemente al popolo. Certo. Perché se noi pensiamo per esempio a Edgar Allan Poe era uno scrittore di straordinario livello, anche se pubblicava su riviste. E ancora Lovecraft pubblicava su Weird Tales, che era una rivista, fondamentalmente una rivista pulp. Certo. Però le sue qualità letterarie erano smisurate, no? Per il successo che poi hanno avuto, di certo non devono essere. Secondo me adesso un po' la cosa si è ribaltata per questi generi che Lucio coltiva, nel senso che mentre il giallo in tutte le sue ramificazioni ha riottenuto la popolarità di un tempo, ma sdoganato dall'essere di basso profilo, questa secondo me in questo momento è letteratura più di elite. Ha una connotazione, se ci pensi anche nelle librerie, come è collocata, come sono sistemati questi volumi. Secondo me ad oggi, adesso poi non so se l'intenzione degli scrittori di cui tu fai parte, di questo novero, sia quello invece di riportarlo a numeri maggiori, più massificati, però oggi secondo me è più elitario. Non so se la definirei un'elite o la definirei una forma di ghettizzazione, perché la maggior parte, per esempio, del weird, della letteratura fantastica nera italiana, viene prodotta, viene pubblicata, viene distribuita e circola nella scena indipendente. Molti di questi titoli non li trovi in libreria, devi sapere dove trovarli, devi sapere in quali cripte scendere per recuperarli. Io vado a Delos Digital, lì c'è tutto. Ma per esempio, quando vai alle fiere del libro fantastico, come per esempio Strani Mondi o come Libri da Yugot, che sono due delle grandi manifestazioni solo qui a Milano, lì vedi qual è l'offerta, e l'offerta è ricchissima. Ci sono grandissimi autori dall'estero che vengono tradotti in italiano, che non arrivano in libreria, ma che l'indipendente lavora per portare. Gli chiediamo qual è invece l'utenza. Come sono fatti quelli che vanno a questi festival a comprare questi libri? Sono come me col vestitino. Allora, hanno due braccia e due gambe. Come sono fatti? Hanno un numero pari di arti. Questo, strano, questo perché nei tuoi racconti... Hanno un numero... Lui ha una serie di parole a cui è molto affezionato. Adesso lo faccio ridere, ma me le sono segnate. Vai. Perché qua Besana mi ha fatto anche cercare su internet che cosa diavolo volesse dire. Ma intanto aracnoide è una parola che gli piace da morire. Un'altra parola che lui utilizza tantissimo è luncino. Luncino? Ma poi c'è, e qui l'accento mettimelo tu perché io non lo so, il frattale o frattale. Io dico frattale. Ok. Non so se sia giusto, io dico frattale. Io sono andata sull'enciclopedia, ho scritto... C'è per esempio un legame con frattaglie? No, non c'è. Assolutamente no. Ci ho provato io. Cosa vorrebbe dire frattale? Ma frattale è un'entità un'entità matematica, è una... mettiamola così, è una sequenza geometrica che si ripete sempre uguale. Per esempio una L da ogni estremità scaturisce un'altra L, poi da ogni estremità scaturisce un'altra L, poi da ogni estremità scaturisce un'altra. Come la copertina di The Loop? Che non ho presente. La puntata è finita così. Dunque, senti qua cosa dice la Sormani. La Treccani. Oggetti intermedi tra unidimensionali come le linee e bidimensionali come le superfici. Tu pensi che si capisca qualche cosa? No. Mi è piaciuta di più la sua. Infatti anche lui ha detto no, cioè non è una spiegazione chiara. Allora, non la sapevo così. Ultimissimi 40 secondi autogestiti, e sono autogestiti sia perché questo è il nostro more consueto e soprattutto perché Lucio questi li ha scritti tutti in prima persona. Quindi, tranne uno. Veglia è scritto in terza. Stai perdendo colpi, Sorgato. Aspetta un attimo. Stando vicino a me, pian piano. No, non è che perdo colpi. Fammi capire, aspetta, qual è Veglia. Perché io... Veglia è quella del professore che scava la fossa. Oh, Madonna. Quella è scritta in terza persona. È vero. Chiedimi qual è stato il mio preferito. Qual è stato il tuo preferito? Te lo dico fuori telecamera. Via, prego. Salutaci come vuoi. Wow, allora Non ero pronto a questo. Saluto voi o saluto il pubblico a casa? Loro. Ok, allora
Intanto grazie per averci ascoltato, grazie per averci seguito, grazie per aver visto lei che metteva la berlina alle mie... Lucio non sa dove deve guardare perché non gliel'abbiamo detto. Assolutamente no, quindi... è quella lì, ok. Allora... Se vuoi dire anche qualcosa di inquietante... Di aracnoide. No, allora... volevamo intanto ringraziarvi per aver seguito questa intervista. Volevo ringraziare Alessia per aver messo alla berlina i miei tic verbali e il mio vocabolario preferito. Grazie. È quello che uno scrittore sogna da sempre. Un piccolo invito che faccio a chi ci sta guardando è date una bella occhiata alla scena indipendente del fantastico italiano, perché ci sono tantissime cose che non troverete mai in libreria. Aiutami, ci sono dei piccoli. Allora, dovete andare sul sito di, per esempio, Edizioni Hypnos, la casa editrice Independent Legions, la casa editrice Plutonia Publications, che sono degli autori self-publishing che fanno fantastico italiano di altissimo livello. Providence Press, per esempio, e Alcatraz, edizioni Alcatraz, che stanno ristampando una serie di classici, soprattutto dalle regioni francesi e belghe, bellissimi, di libri veramente meravigliosi. Andate a eventi, alle fiere del libro come Strani Mondi e Libri da You Got, seguite canali come Broken Stories, che è un canale YouTube tenuto da Flavio Trovisi, che vi consiglierà, vi aiuterà ad orientarvi in questa giungla di titoli che ancora non conosciamo e che è ancora poco esplorata. E soprattutto, questa è una richiesta che vi faccio con il cuore in mano, date fiducia al fantastico italiano, perché abbiamo tante cose da dirvi e ci sono delle opere, in particolare se guardate dalle parti di Luigi Musolino, Francesco Corigliano, Ivo Torello e quegli autori lì, troverete del materiale di altissima qualità, che è di qualità sorprendente, sinceramente. Non è un caso che alcuni di questi siano già in fase di traduzione, siano già stati tradotti anche in America. Purtroppo questa puntata potrebbe andare avanti. Ma magari poi a un certo punto ci troveremo sotto il tavolo spaventati. Infatti io adesso sto per salutare i risultisti. E dopo tutti questi consigli non posso che augurarvi poi di avere il coraggio di uscire di casa, perché non so se ve ne rimarrà dopo. Allora, attenzione però, che la buona letteratura dell'orrore, la buona letteratura oscura, comunque non ti mette una paura inutile, ti mette una forma sana di paura, ti riporta una paura che è un po' più, come dire, che è un po' meno isterica di quella che respiriamo oggi. Un po' più contenuta. E su questo torni, perché questo è esattamente l'anello di congiunzione tra te e il noir. Quando volete. Questo è una promessa. Quindi, da Alessia Sorgato. E da Nicolò Mazzavillani. E anche da me. Arrivederci. Ciao. Buona serata. Buoni brividi. Quanto c'è di giallo nella vostra vita? E quanto c'è di noir nella vostra vita milanese? Scopritelo con noi. A Risolto Giallo.